La prima cosa è che non è un luogo comune. Quando io sono a Palazzo Farnese mi sento a casa, non solo perché è un palazzo straordinario della nostra Roma del Cinquecento, ma perché è abitato da amici. E questa è la prima cosa. È vero, Christian doveva essere con sua moglie a cena da me quella sera e ci abbiamo riso. Ovviamente abbiamo mangiato pesce con mia moglie per i giorni successivi perché dovevamo smaltire la provvista che avevamo fatto, ma ci è voluto pochissimo tempo poi, non tanto per ricostruire i nostri rapporti, ma per ricostruire i rapporti tra i due paesi. E vedete, Christian l'ha già detto, pubblica amministrazione, stiamo collaborando in nome del Trattato del Quirinale, ma anche oltre, stiamo mettendo insieme le nostre esperienze sui portali del reclutamento, sugli scambi, sulla mobilità del personale, una sorta di Erasmus per i dirigenti della pubblica amministrazione. Il Trattato del Quirinale prevede poi che un ministro vada e partecipi al Consiglio dei Ministri francese e viceversa, quindi momenti importanti. Però consentitemi, io vorrei pensare in questo momento al Consiglio europeo che si sta svolgendo proprio in queste ore a Bruxelles. Pensare a quei tre signori che si sono trovati in un treno per andare a Kiev, Macron, Draghi, Scholz. Perché vedete, la guerra in corso non cambia solo i rapporti all'interno dell'Europa, non devono essere in contraddizione. Allargamento e forza, che è veramente un salto di qualità, e la possibilità di allargare, ma nella coesione. L'allargamento non è una diluizione dell'Europa, ma è lo strumento per aumentare la coesione. E Dio sa di quanto abbiamo bisogno di coesione. E ripeto, non contro, perché io ritorno a Pratica di Mare, a quella straordinaria esperienza di dialogo dall'Atlantico agli Urali, perché questo è il nostro destino, dall'Atlantico agli Urali, questo è il nostro destino. E per farlo però bisogna essere forti, bisogna essere coesi, bisogna essere capaci di essere una comunità di destino. Questi tuoi anni in Italia e sarei felice che si potessero, consentimi questa battuta, che si potessero prolungare, perché con te i rapporti sono stati straordinari e ne ha guadagnato appunto il nostro paese e ne ha guadagnato il rapporto tra l'Italia e la Francia. Grazie a te, grazie ancora.